Mister Sorasis, cioè il più importante evento organizzato, mai organizzato in Italia, questa è la prima volta. Quali impressioni, che cos'è Orasis e quali sono le impressioni che lei ha avuto di questa città? We are very delighted and glad to hold the third Global India Business in Naples here in Italy, and we've seen a big group of Indian CEOs to join us here, and of course not only to see the very nice seashore and the very great city of Naples, but to conduct business. It's very important now to link India with the rest of the world, to focus on trade and investment, and I think many of the Indian CEOs coming here want to meet their global counterpart to engage in discussions on trade and investment. Horasis itself is an organization bringing together companies from emerging markets with companies from the OECD countries, and we do this meeting already the third time. Il professore Ferretti farà da traduttore in quanto ospite e promotore di questa evento. E dice Frank che è estremamente contento di essere stato ospite della città di Napoli, non solo per apprezzare le bellezze naturali del posto, ma anche perché questa rappresenta per lui una grande opportunità di mettere insieme persone, CEO, amministratori delegati, presidenti di grandi aziende indiane e far sì che la comunità indiana si apra al mondo e quindi si metta in contatto con altri imprenditori. Poi per quanto riguarda Orasis, la prima volta organizza questo convegno qui in Italia ed è specializzata nell'organizzazione di eventi tra amministratori delegati, presidenti e imprenditori di 5 grandi aree mondiali, paesi BRIC cosiddetti, Brasile, Russia, India, Cina più Medio Oriente. Quali settori più interessanti per l'investimento di operatori italiani in India? We have seen a lot of companies here from the area of infrastructure. Infrastructure is a main area of interest for European and Italian investors, and we can see that India is providing a lot of opportunities here. So some of the large companies here have some very concrete plans to invest in India, but likewise, of course, also Indian companies investing here in Europe. E quindi il settore che lui ritiene che abbia maggiori potenzialità, anche perché l'ha potuto toccare con mano in questi giorni, è quello delle infrastrutture, perché l'India ha bisogno di un miglioramento infrastrutturale che allo Stato non è particolarmente avanzato e quindi le imprese italiane che sono presenti nel settore delle infrastrutture potrebbero avere grandi opportunità, così come però anche le imprese indiane che potrebbero avere opportunità di sviluppo nel mercato italiano, questo è anche interessante, però diciamo il settore infrastrutturale è quello che lui vede come maggiore interessante. Thank you. Thanks a lot, Mr. Ferris.